Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache del Pandita. Quest'oggi siamo a Raw, puntata del 29 luglio 2002, e questo è un match per titolo Hardcore. E qui brava Lilian Garcia a sottolineare la provenienza di Jeff Hardy, ovvero la North Carolina, perché qui siamo a Greensboro, North Carolina, quindi una delle città più legate al wrestling, anche perché qui per tanti anni si sono svolti gli eventi dell'NWA, anzi l'NWA proprio in questa città cercava, era una delle città di punta della National Wrestling Alliance, e Jeff Hardy comunque proviene più o meno dalla zona, diciamo, anche se lui proviene da Cameron, North Carolina. Qui vediamo il suo avversario, il campione hardcore WWE, Bradshaw. E qui vediamo Bradshaw che, nonostante, come dire, entra con la musica di APA, rappresenta più un personaggio da texano. Ebbene, in quel periodo Bradshaw lottava da singolo, anche perché dopo l'originale draft del 2002 lui venne separato dal suo compagno Farouk, che venne appunto spostato a SmackDown. E Bradshaw, dopo un inizio in cui cominciò a essere coinvolto nella rivalità tra la, diciamo, tra virgolette, la WWF e l'NWO, appunto affrontò Scott Hall a Backlash, Bradshaw cominciò a essere coinvolto nella lotta per il titolo Hardcore, titolo che ha vinto per diverse volte in quel periodo, anche perché, come sapete, il titolo Hardcore, attenzione però, Jeff Hardy, tenta lo small package, ma è un fuoco di paglia. Come sapete benissimo, il titolo Hardcore in quel periodo veniva difeso sempre, perché c'era questa regola in cui il titolo Hardcore veniva diviso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, appunto la regola del 24/7, quindi il titolo Hardcore potenzialmente era sempre in palio, e Bradshaw era uno dei protagonisti di questa categoria. Mi ripeto, Jeff Hardy un po' ci è rimbalzato in questa categoria, perché vabbè, lui da esperto del TLC match, che appunto è una tipologia di match tipica del wrestling hardcore, visto che si utilizzano degli oggetti come le scale, le sedie e i tavoli, Jeff Hardy, diciamo che un po' si è ribalzato in questa categoria, perché lui a inizio mese aveva addirittura sfidato per il titolo indiscusso di Undertaker in un ladder match. Non vinse l'incontro, non vinse il titolo, però mise in piedi una prestazione veramente straordinaria, una prestazione, un match che a distanza di 22 anni viene ancora ricordato dai fan della WWE. Però qui Jeff Hardy, se non è riuscito a conquistare il titolo indiscusso, perlomeno vuole conquistare il titolo hardcore, e lo fa andando a colpire Bradshaw con il bidone. E qui attenzione, un'altra bidonata da parte di Jeff su Bradshaw. Quindi qui abbiamo due lottatori provenienti dalla categoria di coppia, due ex lottatori della categoria di coppia, che adesso stanno lottando in singolo con diversi risultati. E qui vediamo Bradshaw che va sul gradone che lui in precedenza aveva portato all'interno del ring, e vuole abbattere Jeff Hardy con una powerbomb proprio da lì, ma Jeff Hardy riesce a ribaltare la situazione con un back body drop, quindi una brutta caduta per Bradshaw, una caduta anche da un'altezza abbastanza... E attenzione! A proposito di altezze, Jeff Hardy mette in gioco il suo oggetto preferito, ovvero la scala, la riporta nel ring, perché ricordiamo, questo è un match hardcore, quindi significa che vale tutto e si può utilizzare qualunque oggetto, tra cui anche la scala. La scala, e qui attenzione, porca miseria puttana, e qui Bradshaw nel frattempo, mentre Jeff Hardy apparecchiava la scala, Bradshaw ha preso il gradone e l'ero schiantato sul volto di Jeff Hardy. L'arbitro, non ve l'ho detto ancora, è Nick Patrick, e qui vediamo Bradshaw che ovviamente cerca di capitalizzare il colpo
precedente, attenzione a Jeffardi che però dal nulla caccia il Whisper in the Wind, il soffio nel vento, una delle mostre caratteristiche da parte del Charismatic Enigma. E qui attenzione, aia, Bradshaw ancora va a dimostrare la sua durezza e qui manda a fanculo pure l'arbitro. Per attenzione Jeffardi, nel frattempo prende il bidone, il coperchio del bidone, e colpisce Bradshaw ripetutamente, lo colpisce per ben tre volte e poi ritorna nella sua zona di conforto, ovvero la scala. Ma nel frattempo Bradshaw, aia, si è ripreso miracolosamente dai colpi col coperchio, però Jeffardi gli ricorda la sensazione di essere colpito e Bradshaw cade dalla scala. E attenzione a Jeffardi che sale sulla cima della scala e va con la Swanton Bomb! Swanton Bomb dalla scala da parte di Jeffardi che va a coprire Bradshaw e vince il titolo hardcore! Vittoria di Jeffardi che un po' si consola della non vittoria del titolo indiscusso, vincendo il titolo hardcore contro Brad. Ma attenzione, arriva Johnny Stamboli che colpisce Jeffardi con Spinebuster e vince lui il titolo. Quindi come potete vedere c'è proprio la perfetta spiegazione della... Ma attenzione! Close Life Amel, ma arriva anche Tommy Dreamer che colpisce prima Bradshaw con il Candlestick e poi schiena Johnny Stamboli e questa volta è lui il campione hardcore. Ecco, questa, quella che state vedendo è proprio la spiegazione perfetta della regola del 24/7. Chi era il campione hardcore non poteva mai stare tranquillo perché poteva essere schienato in qualunque momento della giornata, in qualunque posto esso sia. E su queste immagini io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su YouTube.